Buongiorno a tutti e bentornati a una nuova edizione del TG HR Made by Just Knock. Partiamo con la prima notizia riguardante il benessere delle persone. Nel veronese l'azienda Jumbo paga la palestra a tutti i suoi dipendenti. Vediamo come nasce l'iniziativa. Il calzaturificio Jumbo, azienda di Verona, paga la palestra per tutti i suoi dipendenti. L'iniziativa, iniziata con corsi di ginnastica posturale previsti per gli operai di linea, è stata ora allargata come benefit aziendale a tutti i lavoratori dell'azienda. L'azienda vanta un fatturato di circa 29 milioni di euro e ha tra i suoi top clients Dolce & Gabbana, Versace e Adidas. I dipendenti possono scegliere tra corsi di fitness, crossfit e pilates. Niente aiuta la salute e l'umore come l'essere in forma, sostengono i vertici aziendali, e un lavoratore felice, si sa, è anche un lavoratore più produttivo. Come trovare lavoro oggi? E se Instagram fosse più efficace del curriculum? Sentiamo questa storia. In diversi settori lavorativi, soprattutto quelli più creativi, il numero di follower e la notorietà del profilo stanno prendendo il posto del curriculum. La rete costituisce infatti un acceleratore di contatti e conoscenze. Ne ha un esempio Gabriele D'Agostino, fotografo personale dell'influencer Veronica Ferraro, che l'ha scelto proprio per la sua bacheca Instagram. Anche il mondo della scienza e dell'economia non sono indifferenti a Instagram. Sono infatti diversi i professionisti che oggi condividono i propri successi sui social, tanto da arrivare a valutare il loro lavoro non solo in base al numero di pubblicazioni scientifiche, ma anche sull'engagement creato dal social network. Nuove tutele per i riders. Vediamo come l'Italia si adopera in questo senso. L'Italia sarà uno dei primi paesi a fornire un inquadramento giuridico e livelli minimi di tutela per coloro che usano biciclette o motorini per consegne di cibo a domicilio. La categoria dei rider verrà così protetta sia a livello salariale che in caso di infortuni sul lavoro e malattia. Per i rider di professione, ovvero tutti quelli con guadagno annuale superiore ai 5.000 euro, saranno garantite d'ora in avanti tutte le tutele previste dal contratto di lavoro subordinato, mentre ai rider saltuari verranno garantiti paga oraria minima e divieto di cottimo. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima edizione del TG HR Made by Just Knock. Una buona serata a tutti!